Ragazzi, allora siamo un minuto dal palo di Falletti e dall'incredibile occasione che ha avuto la Ternana per vincere questa partita, forse anche immeritatamente, perché francamente credo che il pareggio sia giusto. Il Palermo oggi merita di portare a casa almeno il punto perché ha giocato bene. Tanto adesso arriviamo al commento, c'è una punizione per il Palermo, siamo al 94esimo, scusate, la seguiamo un po' così insieme, voi vedrete il video quando è già successo ovviamente, ma vediamo un attimino cosa viene fuori. Finta, cross al centro, niente, un cazzo. Allora ragazzi, devo dire che non posso essere deluso fino adesso. Io spero che Palermo adesso è stanco, sia un po'. Ha giocato una partita di grande intensità, è arrivato all'ottantesimo che era spompato, non, è riuscito, si è attirato un po' i remi in barca. Adesso rivediamo ancora, c'è forse l'ultima occasione, dai bro, bro, mette al centro per sua sorella, Luperini, niente, vabbè, palla cioè, niente, palla al portiere, penso che finirà qui la partita, siamo già al 95esimo, ragazzi. Niente, io ora aspettiamo un attimo il fischio. Perfetto, è finita 1-1 e direi che è il risultato più giusto per questa partita molto molto bella. È una partita, io vorrei ricordarlo, stavamo giocando con la prima in classifica che aveva più del doppio dei punti del Palermo, o il doppio dei punti, adesso non mi ricordo se è più del doppio dei punti, comunque doppio dei punti del Palermo, una squadra che tecnicamente ci è superiore e su quello non ci sono dubbi. Non ho capito come mai il Palermo non si è ricordata di un giocatore come Falletti quando è andato a fare mercato a gennaio, cioè gennaio, scusate, a giugno l'anno scorso, visto che è un giocatore che noi abbiamo avuto. Io capisco la volontà di non voler tornare al passato, però non capisco perché il Palermo non abbia tentato di prendere un giocatore come Falletti, visto che la Ternana ci è riuscita. Peccato, forse, però vedendolo come è esultato adesso il gol e del pareggio, francamente forse è meglio così, perché evidentemente c'è qualcosa di amaro che lui covava dentro il Palermo, contro il Palermo, vederlo risultare in quella maniera lì ha risvegliato in me un po' di torpore, quel torpore che mi portava a odiare gli avversari, che è un po' di tempo che non lo sentivo. Comunque andiamo alla ciccia ragazzi, 1-1, buon pareggio. Buona prestazione del Palermo, sono contento, però c'è un però. Allora, facciamo le cose buone. Lucca ha fatto una buonissima prestazione. Tutti hanno giocato bene Somma in difesa, ha giocato bene Luperini, ha giocato bene Bro, anche Bro, pensate un po', mi è piaciuto quando è entrato in campo. Hanno giocato bene tutti, adesso a parte una partita forse sufficiente da parte di Valente, ci sono dei 6. L'unica insufficienza forse la darei a Silipo, che per l'ennesima volta entra in campo un po' intimidito, un po' svogliato. Questo ragazzo deve svegliarsi perché non possiamo continuare a chiedere di far giocare a Boscaglia di far giocare Silipo se poi ogni volta che entra queste sono le sue prestazioni. Il giocatore deve approfittare delle occasioni che gli vengono fornite, soprattutto se sei giovane. Per quanto riguarda invece la prestazione della squadra, mi è piaciuta, è stata una prestazione cazzuta, pressing altissimo, giocavamo alti, le due mezzale alte, non mi è piaciuto il fatto che a un certo punto gli attaccanti si sono un po' allargati, sia Lucca che Saraniti giocavano un po' esterni, quella è una cosa che io non ho capito, però anche tatticamente la partita mi è piaciuta per come è stata gestita. Però io queste qual è il però? Bene tutto, bene la prestazione, bene il pareggio, bene complessivamente tutto quanto. Lucca continua a segnare bene così. Mi sembra anche che questo ragazzo si stia riprendendo sia dal punto di vista fisico, perché lo vedo correre, lo vedo in forma, lo vedo scattante e lo vedo anche che sta prendendo un po' di confidenza con la palla. Ecco, importantissimo questo al 19esimo. Il rigore, c'era un rigore netto su Valente, questo va detto. Il rigore su Valente non dato è per me scandaloso. Insomma, dovrebbero stare tutti un po' più attenti perché, insomma, a me è sembrato abbastanza palese. L'arbitro aveva avuto un tentennamento, poi ha deciso di lasciar perdere perché aveva messo il fischietto in bocca. Ci stava quasi pensando, poi ha cambiato idea, ma come al solito
a noi succedono quelle robe lì. Comunque, bene tutto, bene la prestazione, bene i ragazzi. L'unica cosa che io adesso però mi sento di criticare, cioè criticare, non è che criticare, l'unica cosa che mi sento di aggiungere è voglio vedere continuità, cioè con la prima in classifica la motivazione ti viene e quindi si è vista in campo una grande motivazione. Le critiche magari possono motivarti, vero, ma io questo atteggiamento lo voglio vedere sempre. Nel Palermo, questa offensività, questa predisposizione a giocare d'attacco la voglio vedere sempre. Non è che arriva, cioè la Ternana non si chiude, la Ternana ha giocato a viso aperto, ci ha lasciato degli spazi dietro e noi abbiamo trovato degli spazi. La partita è stata bella e il Palermo quando trova degli spazi, vabbè, è pericoloso, lo sappiamo. Il problema è che cioè, non, le squadre si chiudono, ma come si chiudono con noi, si chiudono con la Ternana, solo che la Ternana alla fine il gol. Glielo fa ugualmente, noi non ci riusciamo, quindi è quello il vero problema. Insomma, io voglio vedere continuità, voglio vedere cioè voglio che questa squadra continui così. Non deve essere un caso isolato questa partita qui, perché oggi sicuramente ci saranno complimenti su complimenti. Anzi, piccola parentesi, ho letto dei commenti, nonostante tutta la partita, dei commenti ancora critici nei confronti di questa squadra. Ecco, da quelli mi dissocio perché una partita come quella di oggi bisogna soltanto fare complimenti alla squadra, appunto, non si può dire altro. Chiusa parentesi, oggi verremo complimenti su complimenti, ma io aspetto la prossima perché voglio continuità. Continuiamo a pareggiare, purtroppo non vinciamo nemmeno oggi, la classifica è quella che è, però ormai quest'anno lo sappiamo, è così. Ciao ragazzi.